Ben ritrovati amici e spettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana, sul sollecito della nostra telespettatrice, affronteremo le proprietà di, di un ortaggio che conosciamo attraverso le diverse varietà con cui si caratterizza. Stiamo parlando dell'indipia. L'indipia è un ortaggio tipico della nostra zona del Mediterraneo, molto coltivata anche in Italia. Si caratterizza con un cespo abbastanza folto di foglie increspate, quindi con una certa croccantezza e con un sapore sicuramente amarognolo, dovuto, così come ad altri vegetali, ad una molecola chiamata lattucopigrina. Dicevamo che è conosciuta in effetti attraverso diverse varietà. Ne esistono essenzialmente tre: la varietà cosiddetta crispum, che è quella che comunemente invece chiamiamo riccia, la varietà latifolium, che chiamiamo scarola, e poi l'indipia belga, che ha delle piccole differenze rispetto all'indipia classica, perché ha un gusto leggermente diverso, un colore un po' più sbiadito delle foglie, dovuto questa ad una caratteristica della coltivazione che avviene al buio. Da un punto di vista invece nutrizionale, delle proprietà benefiche di queste diverse varietà, possiamo dire che in effetti non ci sono grandi differenze, sono molto sovrapponibili tra di loro. Chiaramente 100 grammi di indipia apportano solamente 16 calorie, quindi è un alimento sicuramente ipocalorico, ma contiene anche sali minerali, soprattutto calcio, fosforo, magnesio, ferro e vitamine del gruppo A, del gruppo B, vitamine A, vitamina C e la vitamina K. Come dicevamo, è un alimento assolutamente ipocalorico, quindi è adatto per chi segue una dieta per perdere peso, e anche non solo per le poche calorie, ma è utile anche perché è comunque ricco di fibre. Le fibre che ci aiutano ad avere un maggiore effetto saziante ed anche antifame, come spezzafame. Le fibre inoltre ci aiutano a regolare anche il transito intestinale, quindi contrastare anche la stitichezza, ma diminuiscono anche l'assorbimento intestinale degli zuccheri e del colesterolo. È un alimento anche molto ricco di acqua e di potassio, quindi ha sicuramente un effetto diuretico e che ci permette anche di controllare meglio la pressione arteriosa. Contiene vitamina C, come dicevamo, quindi è un aiuto anche per il sistema immunitario, ma oltre alla vitamina C è anche molto ricco di sostanze antiossidanti, che quindi ci aiutano a prevenire l'invecchiamento cellulare e a contrastare i radicali liberi. Inoltre è ricco anche di folati, che sono molto importanti per le donne in gravidanza. In cucina è un alimento che si presta in effetti a essere consumato sia crudo che cotto. Ovviamente quando è crudo ci dobbiamo orientare preferibilmente verso un alimento di tipo biologico. Con la cottura però dobbiamo anche sapere che invece andiamo a perdere buona parte di quello che è il contenuto in micronutrienti. Però la possiamo preparare in diversi modi, come dicevamo cruda, ma anche saltata in padella come contorno, che forse è l'utilizzo più frequente, ma anche come stufati, ai ferri e così via. Per quello che riguarda invece le controindicazioni, ricordiamo sicuramente le possibili allergie. Sono sconsigliata per chi soffre di calcoli renali per la presenza di ossalati, ed è anche sconsigliata per chi è in terapia anticoagulante, perché contiene comunque vitamina K. Bene, questo è un quadro generale che abbiamo fatto dell'indipia per rispondere appunto alla domanda della nostra telespettatrice. Vi ricordo però che per ulteriori approfondimenti potete leggere l'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, sulla pagina Facebook del mio studio di nutrizione e benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email per domande o per suggerire argomenti a nutrizionericci@virgilio.it, e noi ci vediamo la settimana prossima
per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Ciao!